Diventa spietata e lascia che loro cerchino te. Allora, una cosa che ti suggerisco di fare, intanto già nel titolo diciamo, e lascia che loro cerchino te. Quindi vuol dire che non devi focalizzarti solo su una persona. Questo è il primo punto fondamentale. Non devi focalizzarti solo su una persona, perché altrimenti diventi dipendente. Ma mi piace lui, fa il verso dell'aragosta buttata nell'acqua bollente. Non importa che ti piaccia o che non ti piaccia, ci sono 8 miliardi di persone su questo pianeta, quindi non devi focalizzarti solo su una. Quando poi quello lì deciderà di avere una relazione stabile, lunga, duratura, fidanzamenti, matrimoni, cazzi e mazzi, quello che vuoi, allora ti concentrerai solo su una persona, oppure un coinvolgimento comunque reciproco. Ma fin tanto che questo non avviene, fin tanto che sei in una fase di conoscenza, fin tanto che questa persona non si è presa impegni nei tuoi confronti, beh, assolutamente vietato prendere le misure. Diciamo, cioè, dedicare tutte le tue energie, le tue attenzioni soltanto a una persona, perché non ti porterà da nessuna parte, ti sentirai, comunque dipendente. Quindi interagisci, gioca su tanti tavoli, interagisci con tante persone, seduci tante persone e lascia che loro cerchino te. Questo è un po' il concetto fondamentale che voglio farti passare. Devono essere loro a cercare te, non te a cercare loro. Questo è, credo che sia un punto basilare, credo che sia un punto fondamentale, perché altrimenti se sei tu a cercare loro, beh, difficilmente potrai sperare che le cose vadano per il verso giusto. Purtroppo ne pagherai le conseguenze. Questo è un dato di fatto. Ecco quindi che questa è un po' la cosa che ti suggerisco, insomma, devi imparare a non essere vincolata su una persona, perché sennò saresti vinculata. E poi quali sono queste 15 vie? Beh, la prima fondamentale per diventare spietata, tra virgolette, spietata cosa vuol dire? Vuol dire non essere dipendente, vuol dire essere libera, essere una donna corteggiata, lasciarti inseguire, diventa una donna di qualità. Una donna di qualità non può essere la sciampista che non riesce ad arrivare a fine mese o quella che non ha possibilità. Deve essere una donna che è realizzata anche da un punto di vista lavorativo, che è realizzata in tanti ambiti della sua vita. Questo direi che è un punto fondamentale da prendere in considerazione, perché se non sei realizzata, ti sentirai sicuramente, diciamo, inferiore, tra virgolette, non inferiore in senso assoluto, ma ti sentirai sicuramente come una donna che non può pretendere più di tanto perché non è riuscita a realizzarsi. Quindi, per realizzarsi non è che devi diventare la Presidente della Repubblica, ma basta che ti focalizzi su un settore, che dedichi energie. È molto importante avere una vita professionale funzionante, funzionante bene, anche per avere una vita sentimentale affettiva che va bene. Quindi questo te lo consiglio. Seconda cosa, non devi ridurre assolutamente il suo valore soltanto perché qualcuno non può permettersi di pagare, tra virgolette. Non è che se tu vendi un prodotto e la gente, che ne so, faccio un esempio, a 1.000 euro e la gente non può pagarlo, tu lo abbassi a 500. No, troverai quelli che ti danno 1.000. E quindi devi imparare a scartare le persone, scartarle. Arrivederci, grazie. Quelli che non, tu metti l'asticella a un certo livello, ti dai un certo valore, quelli che non riescono a saltare così in alto, quelli che non riescono ad arrivare fuori dai maroni. Non esiste, né, ma io lo amo comunque, io lo amo comunque, lo amo, non esiste questo, perché questo è da perdente, da sfigate, non da una donna che sa quello che vuole, non da una donna che sa ottenere dei risultati. Quindi non ridurre il tuo valore solo perché qualcuno non lo può pagare, il tuo valore deve essere sempre alto.
Terzo punto, non mettere nessuno su un piedistallo. Assolutamente, cioè tu non devi mettere, a parte te stessa, non devi mettere nessun altro su un piedistallo, soltanto te stessa, te stessa sì, ma nessun'altra persona. Questo è un altro, credo, punto veramente importante, veramente fondamentale, perché se tu metti te stessa su un piedistallo, allora potrai, diciamo, dare valore a te stessa e ottenere dei risultati. Se tu non metti te stessa su un piedistallo, ma lasci che ci sia, che metti qualcun altro, beh, cosa pensi di ottenere? Otterrai che verrai considerata come ruota di scorta, otterrai che verrai considerata come una donna che conta poco. Quarto punto, scegli le amiche giuste. Perché devi trovare delle amiche, ma delle amiche toste, non quelle lagnose, lamentose, che non sanno quello che vogliono, stasera, quelle decerebrate. No, scegli delle amiche toste, circondati di donne che abbiano il tuo valore. E anche qua, anche nelle amicizie, perché poi è importante questo per avere una vita sociale, spesso è utile uscire con amiche, ma anche proprio quelle che ti danno poi consigli, che ti danno consigli, vabbè, ma meno male che hai trovato un uomo, tienitelo, vabbè, ma allora, quelle lì, levatele dai maroni, perché sono mele marce che ti inquineranno, ti rovineranno la vita. Questo è molto importante. Se tu vedi una persona che è assieme a 5 cretini, ti assicuro che lui sarà il 6º cretino, perché similia similibus, quindi non devi assolutamente pensare che gli stupidi, diciamo, frequentino persone intelligenti. Come dire, i simili si attraggono, si frequentano. Quindi, come quinto punto, cerca di definire degli obiettivi e lavora solo per gli obiettivi, non per altro. Quindi è molto importante definire degli obiettivi. Il tuo obiettivo è vivere l'amore, devi vivere l'amore. Quando ci sarà una persona, gli uomini tra l'altro combattono per quando sono innamorati di una donna, si danno da fare, ma tu devi dimostrare di non dare valore a loro e dare valore a te stessa. Questo è un punto fondamentale. Devi avere un atteggiamento mentale potente, sicuro. Quindi agli uomini somministra le tensioni, fai, diciamo, rinforzo intermittente, un po' ci sei, un po' non ci sei, un po' chiami uno, un po' chiami l'altro, un po' esci con uno, un po' esci con l'altro, le metti in competizione tutti uno con l'altro, li penalizzi sul loro orgoglio maschile, sulla loro virilità, penalizza. E vedrai che inizieranno a inseguirti, inizieranno a cercarti, perché diventerai una donna spietata e che però attrae, piace e riesce a conquistare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e su TikTok.